Ciao bimbi, con questa lezioncina vediamo come si svolgono le sottrazioni in colonna oltre il 100 con e senza prestito. Scorsa settimana abbiamo visto le addizioni, questa volta è il turno delle sottrazioni. Quindi sottraiamo, togliamo, segno meno, oltre il 100. Iniziamo con un esempio di una sottrazione dove non è necessario effettuare nessun cambio. La sottrazione è 137 meno 26. Come al solito, la prima cosa da fare, e fare bene, è posizionare in colonna in maniera ordinata i nostri numeri, quindi il nostro 137 e il nostro 26. Partiamo dal 137. Una centinaia, tre decine, sette unità. Meno 26, due decine e sei unità. Procediamo adesso partendo dalle unità, come sempre, a sottrarre i numeri. 7 meno 6. 7 meno 6 è possibile farlo perché il 7 è maggiore di 6 e abbiamo sempre detto che nelle sottrazioni, per essere svolte, è necessario che il primo numero sia maggiore del secondo. Quindi 7 meno 6 uguale 1. Passiamo alle decine. 3 meno 2. Si può fare 3 maggiore di 2 e dà come risultato 1. Passiamo adesso alle centinaia, perché in questo caso abbiamo anche le centinaia. 1 meno 0, qua non c'è nulla, ma è come se ci fossero 0, quindi 1 meno 0 uguale 1. Quindi il risultato della nostra sottrazione è 111. Una centinaia, una decina e una unità. Facciamo adesso un altro esempio di una sottrazione dove è necessario invece effettuare un cambio per trovare il risultato. Quindi 250 meno 143. Iniziamo posizionandolo. 250 meno 143. Procediamo sottraendo, iniziando dall'unità. 0 meno 3. 0 meno 3 abbiamo un problemino perché lo 0 è minore del 3, è più piccolo, quindi non si può fare. Dobbiamo chiedere aiuto. A chi chiediamo aiuto? Ai nostri vicini, cioè alle nostre decine. Le nostre decine ci prestano, le nostre 5 decine ci prestano una decina e fanno diventare il nostro 0 10. A questo punto 10 meno 3 si può fare perché è maggiore di 3 il 10 e fa 7. Le nostre 5 decine che hanno prestato, hanno regalato una decina di unità, saranno diventate 4. A questo punto la sottrazione diventa 4 meno 4, che però è possibile fare perché sono due numeri uguali e fa 0. A questo punto ci rimangono da sottrarre le centinaia. 2 meno 1. Non abbiamo problemi, il 2 è maggiore di 1 e fa 1. Quindi il risultato è 107, un centinaio, 0 decine e 7 unità. Facciamo un ultimo esempio dove è sempre necessario effettuare un cambio, ma questa volta in una posizione differente, non più dalle unità, ma dalle decine. Vediamolo insieme. Allora, la sottrazione è 165 meno 72. Mettiamola in colonna. 165 meno 72. Iniziamo sottraendo le unità. 5 meno 2. 5 maggiore di 2, non abbiamo problemi e fa 3. Passiamo adesso alle decine. 6 meno 7. Problema, il 6 è minore del 7. Non si può fare. Ci serve aiuto. A chi è che andiamo a chiedere aiuto? A chi ha più di noi? Al nostro vicino, cioè alle centinaia. E chiediamo alle centinaia di prestarci una sua centinaia. Così il nostro 6 si trasforma, diventa 16. A questo punto 16 meno 7 è possibile e fa 9. Le nostre centinaia che avevano una sola centinaia e l'hanno prestata al 6,
rimangono a 0. Però 0 meno 0, perché qua è come se ci fosse lo 0, si può fare e fa 0. Quindi il risultato sarà 93, lo 0 davanti, come sempre, lo sappiamo, non lo scriviamo nel risultato, e quindi il risultato è 93, 9 decine e 3 unità.